L'esito del voto negli Stati Uniti apre una fase di notevole incertezza sui mercati finanziari, spaventati dall'idea che Donald Trump metta davvero in atto i programmi annunciati in questi mesi. È prevedibile che i prossimi mesi siano molto incerti e volatili. In questo quadro, il mondo dei certificate offre prodotti interessanti per chi vuole ridurre il rischio e al tempo stesso puntare a un buon rendimento. Fra questi segnaliamo l'Hexanino Super Barriere con sottostante l'azione Banca Popolare dell'Emilia, che offre cedole elevate con una buona protezione grazie all'effetto memoria e alla barriera molto lontana. Lo strumento di cui parliamo è contrassegnato dal codice ISIN FREXA 000 2958. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna è, a nostro giudizio, uno degli istituti di credito italiani più interessanti in questo momento, coefficienti patrimoniali molto solidi, ricavi stabili, costo del rischio in calo. Il primo motivo che rende interessante il prodotto emesso da Exxon sono le cedole. Il prossimo 6 dicembre l'Hexanino staccherà una maxi cedola del 5% a condizione che il giorno della rilevazione, 6 dicembre 2016, il valore di borsa di Banca Pop Emilia non sia inferiore a 2,38, meno 40% rispetto al valore di oggi. Dopo la maxi cedola, i coupon diventeranno periodici. Da gennaio in poi il prodotto staccherà una cedola mensile dello 0,5%, purché siano rispettate le stesse condizioni. Acquistando il certificate oggi, l'investitore ha la possibilità di ottenere in 12 mesi un rendimento del 10%. Le cedole mensili da 0,5% continueranno a correre per tutta la vita del prodotto, offrendo un rendimento potenziale annuo, negli anni successivi, del 6%. Nei 3 anni di vita del prodotto, il rendimento totale può arrivare al 22%. La scadenza è 11 ottobre 2019. Il secondo buon motivo che rende interessante il certificate è l'effetto memoria. Cosa significa? Se l'azione Pop Emilia dovesse trovarsi a una data di rilevazione sotto la barriera, allora il certificate non distribuirà la cedola mensile per quel mese. Questo però non significa aver perso la possibilità di incassare la cedola. Basterà infatti che in qualsiasi altra data di rilevazione successiva il prezzo sia tornato sopra la barriera perché il certificate distribuisca non solo la cedola di quel mese, ma anche tutte quelle arretrate non distribuite, recuperandole interamente. Terzo motivo, il rimborso anticipato. È un'altra caratteristica interessante di questo prodotto che dal sesto mese in poi, cioè da aprile 2017, è autorichiamabile. Questo significa che può essere rimborsato in anticipo dall'emittente al prezzo di emissione pari a 1.000 euro, pari a circa il prezzo di oggi in borsa, dopo aver pagato tutte le cedole fino a quella data, se la quotazione di Banca Pop Emilia sarà superiore al livello iniziale fissato a 3,974 euro, non distante dal prezzo di oggi.